Pata e questo pomeriggio parliamo di un'esperienza entusiasmante e ricca di significato, e cioè dell'insegnamento del catechismo, dai tempi in cui si diceva andare alla dottrina. Vado alla dottrina, si diceva, ve lo ricordate? Spero di sì. Fino ai nostri giorni, in cui è cambiata la terminologia. Ne parliamo con un ospite d'eccezione, Suor Lorenzina Colosi, per 50 anni al servizio dell'ufficio catechistico della Diocesi del Papa qui a Roma. Benvenuta, Suor Lorenzina, e buon pomeriggio. Grazie altrettanto a voi, senz'altro. Suor Lorenzina, non sa quanto desiderato averla qui ospite, e quindi sono contento, finalmente ce l'abbiamo fatta. Perché grazie. Suor Lorenzina è entrata come collaboratrice nell'ufficio catechistico di Roma, attenzione con le date, era il 1958, giusto? Esatto. E praticamente pochi anni fa ha concluso il mandato come direttore dello stesso ufficio. Quindi 50 anni in cui ha conosciuto praticamente tutti gli aspetti tutti più profondi. Tutti i movimenti e tutti i passaggi che ci sono stati, i cambiamenti che ci sono stati nella catechesi. Ma iniziamo dall'inizio, come si dice. È vero, Suor Lorenzina, che lei ha avuto la vocazione praticamente che era una ragazzina? Veramente, io sono entrata molto giovane, no? E appena entrata in congregazione mi è stata affidata la missione con le Sciuscià. Diciamo la congregazione però così. Io sono figlia contenta. Di Maria Ausiliatrice Salesiana di Don Bosco. I Salesiani, ecco, certo. Esattamente, no? Certo. Dentro questo. E no? Il primo impegno pastorale, dicevamo, era dove? Erano le Sciuscià nella zona di Villa Paganini, ossia in via Nomentana. Siamo a Roma. A Roma, dopo la guerra. Le periferie. Erano le ragazze che stavano per la strada, che tutto il giorno vagavano per la strada perché erano povere, non andavano a scuola, i genitori non avevano il tempo di poterle curare perché vivevano di espedienti anche i genitori, in questo senso. No? Che significa vivevano di espedienti? Diciamolo chiaro. Soprattutto rubavano. Soprattutto rubavano. E voi andavate e insegnavate a leggere. E noi le facciamo venire in casa, le facevamo venire prima di tutto. Le lavavamo perché era l'igiene, era la prima cosa, poi rivestire, poi insegnare a leggere, insegnare la vita normale, no? Poi pian piano la catechesi, e poi man mano che sono cresciute, queste noi le abbiamo avviate verso alcuni mestieri, alcuni ambienti, verso la scuola, e secondo la capacità di ognuna, così come Don Bosco dice, no? Certo. Conoscere i doni che Dio ha dato a ognuna, hanno fatto il loro cammino e le abbiamo continuate a seguire sempre. Ma è vero che andavate in giro con un pulmino che si apriva e all'interno c'era l'altare nel pulmino? Dunque, questo è un altro aspetto. Io avevo le ragazze più grandi del liceo e delle magistrali che diventavano, erano state preparate per fare le missionarie catechiste in periferia. Dalla Niene fino a Monte Rotondo erano prati. Dopo il ponte Nomentano erano prati con pecore prati e pastori. E pecore, pastori. Prati e questa pecore. Era Roma. E non c'era altro là fuori. Ecco. Allora noi andavamo la domenica mattina, suonavamo il campanello, arrivavano tutti questi bambini e si radunavano in un pezzetto di prato. Poi arrivava il pulmino dell'Onarmo o dell'Oda a seconda, si apriva dietro. C'era l'altare, il sacerdote celebrava la messa, finita la messa, chiudeva, ripartiva e andava in un'altra zona. In un'altra periferia. In un'altra zona ancora. E tutte quelle zone la domenica mattina per assicurare il servizio religioso facevamo questo. Lorenzina, che cosa ha provato quando Papa Francesco ha iniziato a parlare di periferie? Guarda, io mi sono ritrovata e ho detto è vero, perché Roma ha le sue periferie, no? Periferie geografiche, ma anche periferie morali, periferie psicologiche, periferie umane, che sono veramente fortissime. Allora c'era tanta fame, fame di pane e fame di cose essenziali. Ecco, oggi, e il senso allora era quello di portare la catechesi agli ultimi, ma soprattutto di insegnare loro proprio a guadagnarsi il pane, onestamente. Col sudore della fronte, quello era il pensiero di Don Bosco. Educare i giovani e portarli a guadagnarsi il pane onestamente col sudore della fronte. E questo era l'itinerario che noi facevamo accompagnando le nostre ragazze. Noi nella zona della Nomentana, i Salesiani al Borgo Don Bosco. No, sulla Prenestina, certo. Lì c'era il gruppo degli Sciuscià maschili e noi avevamo quello femminile. Quei tempi erano così. Senta, Suor Lorenzina, e quando insegnava alle ragazze il comandamento, perché facevate anche catechismo, non rubare, che cosa le rispondevano? Perché questo è curioso. Guarda, sentite cosa le rispondevano. Questa era un'avventura. Dopo aver fatto una bella lezione, convinta che avevano capito, una mi alza la mano e dice: Suor Lorenzi, ma scusi, noi non rubiamo.
in dialetto, pigliamo la roba da una parte, la portiamo da un'altra, ci fammo da qualcosa per il trasporto. Era la loro logica. Era la loro, fondo, certo, no? Con la quale però vi siete subito confrontati. Con la quale ci siamo subito confrontati. E un'altra avventura dello stesso tipo mi è capitata a Ponte Mammolo, inizio di Ponte Mammolo, ancora lì, i primi scavi di Ponte Mammolo. I ragazzi hanno rubato la lambretta del parroco. Poi ne vedevo due che davanti a Sant'Antonio, dove c'era un inginocchiatoio col buco, andavano lì e pregavano. Vado, vado, vedo che con uno spaghetto mandavano giù la calamita e tiravano sui le soldi. Monetine. Terribili, allora, terribili. Terribili. Poi viene il tempo di confessarsi. Ragazzi, qui dovete fare la prima comunione, vi dovete confessare. Ma no, sono Renzina, andatevi a confessare. Ricordatevi pure dei soldi della lambretta. No, ecco. Sono Renzina, noi non c'entriamo niente. Ma andate sempre da Sant'Antonio. Sant'Antonio, un bel poverino. Sant'Antonio, ci chiediamo le grazie. È vero, dico io. Va bene, confessate, andate a dirlo, insisto io. Allora uno si gira e mi dice... Sono Renzi, ma la lambretta mica è mia, è del parroco, ci devo rimettere io la miscela. Però vuol dire, suor Lorenzina, che non si è mai persa d'animo, nemmeno di fronte, guarda, a questi piccoli. I ragazzi, ancora adesso, questi ragazzi oggi nonni, telefonano quando c'è una cosa. E che le dicono? Che le dicono? Suor Lorenzina, sai, mio figlio sposa, c'è bisogno di questo. Vieni, ti porto mia figlia, gli dici una parola, sta in difficoltà col marito, c'è quest'altra cosa. Se vengo, mi parli di questo. È rimasta un punto di riferimento. Rimane un punto di riferimento. Ora, suor Lorenzina, mi aiuti, perché dovete sapere che a Roma, come anche in altre parti d'Italia, l'insegnamento del catechismo fin dal 1500 dipendeva dalla confraternita della dottrina cristiana. Esatto. Poi è arrivato il concilio, quindi fino al 1950 e oltre, e tutto è cambiato. E cioè? E cioè, prima ancora del concilio, quando è venuto Pio X, no? Ha annullato quasi l'arciconfraternita e ha fatto la commissione catechistica, primo gruppo, che è venuta in vicariato e ha formato questa commissione. La commissione però dava solo, no, il sacerdote che c'era, dava solo l'ok per l'insegnamento delle 20 lezioni integrative delle scuole elementari. Ah, ecco, che poi erano per arrivare di... alla prima comunione. Sì, per pratica. Arrivare alla prima comunione, anche perché erano i balilla famosi del fascismo, quelli dei... per cui c'era la concessione dopo il concordato per gli elementari, ma non per i grandi. Uh-huh. Allora, per i grandi c'era bisogno di fare qualcosa. E si formano questi gruppi diversi che incominciano. E a Roma nascono molte, molte iniziative di questo genere. Nasce il COR con Ananto Canepa, nasce l'ORA con Nobels, nasce le altre associazioni che ci sono, nasce con Marianna Palazzeschi, quella della Contessa Doria, no, che porta avanti tanti gruppi che portavano avanti la catechesi. Io poi so con che... il concilio, sì, invece incomincia un'altra cosa. Il concilio dice ogni nazione faccia il suo orientamento per la catechesi. Allora chiamano, non c'era un ufficio catechistico, i vescovi che si erano appena riuniti dopo il concilio per cominciare, cioè stava nascendo la conferenza episcopale italiana. Esatto. Chiamano Donaldo Del Monte, che era il direttore del CENAC, ossia dell'azione, Centro dell'Azione Cattolica, e dicono pensa a fare un documento di base per il rinnovamento della catechesi. E Donaldo raduna tutto questo e incomincia un lavoro grandissimo. Si lavora insieme, Donaldo è stato ti fermo un attimo, perché come ben sa, suor Lorenzina, anche Papa Francesco nell'assemblea del maggio scorso ai nostri vescovi li ha incoraggiati proprio a proseguire nel loro lavoro, a rafforzare le conferenze episcopali regionali, a rivedere anche il numero delle diocesi, insomma un lavoro, diciamo così, di rinnovamento di cui molto si parla. Per non dimenticare da dove veniamo, come fu quella nascita, quelle origini, che spirito c'era, che desiderio, che forza, che preghiera anche si elevava al Signore. Che preghiera anche. Il concilio aveva dato una spinta fortissima, perché l'attesa del concilio era così grande che man mano che usciva un documento era una gioia infinita e immediatamente ci buttavamo sui documenti per vedere che cosa potevamo fare, come si potevano realizzare in quel momento. Per cui si erano radunate tutte le persone che avevano un desiderio forte, si erano radunate insieme ed è nato un gruppo fortissimo che ha lavorato veramente con entusiasmo, no? Con sacrificio, ma con tanto entusiasmo per questo. Poi si intende, dopo il concilio, sai com'è, no? Le cose troppo effervescenti, qualcuno sbaglia. E allora al primo sbaglio quelli che stavano attenti, no? Immediatamente hanno tentato di arginare. Però è vero che quello è stato un momento nel quale anche è cambiato l'impegno dei laici, proprio, certo, nella catechesi. Perché cioè il concilio ha dato ai laici
questa possibilità veramente di entrare dentro il servizio della catechesi, e questa è stata una cosa grandissima. Ha dato quello di avere in mano la parola di Dio, che è la cosa più grande del concilio. È una bella responsabilità, Che è la cosa più grande del concilio. E poi quello di avere, essere i laici preparati. Ecco perché noi in Via Dalmazia avevamo preparato le nostre ragazze degli ultimi anni dell'istituto magistrale e del liceo per essere catechiste. Certo. E preparavamo. Come le preparavate? Dunque, noi facevamo prima della scuola un'ora la mattina, la scuola incominciava alle 8:30, loro dalle 7:30 alle 8:30 avevano un corso di preparazione con i salesiani che ci aiutavano e facevano teologia, sacra scrittura, liturgia e catechesi. Un bel impegno, bello profondo. Che era fondamentale. Io so che anche i papi hanno incoraggiato nel corso di questi hanno incoraggiato anni, moltissimo. Giovanni XXIII, già da Pio XII, perché con le Sciuscià era stato Pio XII. Abbiamo anche delle foto, adesso le vediamo insieme, che con le Sciusciare Pio XII che ce l'ha chiesto. Poi gli altri papi ci hanno incoraggiato, portato avanti, abbiamo portato avanti questo e hanno incoraggiato tutti. Poi andando nell'ufficio della diocesi è chiaro che avevo un rapporto diretto con questo, per cui ogni documento che usciva noi cercavamo di studiare e di portarlo avanti. Però il segreto più grande è stata la collaborazione di tutti quelli che hanno lavorato con noi, perché la riuscita è stata grande, perché tanti hanno lavorato insieme, certo, con noi. Questo era Giovanni XXIII, per esempio. Questo è Giovanni XXIII, no? Con Monsignor Cunialle, che era il primo vicegerente. Ed era già qui appunto l'affidamento, sì, della l'affidamento catechesi che avevo con quello. Quando andavamo in periferia c'era Cunialle. E qui è sempre il 23esimo con un ragazzo. Sì, con un ragazzo handicappato che era della periferia e che era venuto. E che avevate portato, l'avete portato, portato dal Papa. Il Papa ha detto voglio vedere i ragazzi. E allora abbiamo portato i ragazzi e questo era uno dei nostri ragazzi. Che cosa le ha dato, Suor Lorenzina, tutto questo impegno? 50 anni al servizio della catechesi, dalla dottrina, guarda, dicevo prima, fino mi al dato catechismo. Un dono immenso di poter vivere nella Chiesa questo passaggio dal prima al concilio, al dopo concilio, ai catechismi, alla sperimentazione dei catechismi fino ad adesso. Adesso. Beh, il momento più bello è stato alla fine la missione cittadina, la grande missione. Parliamo Santo. Allora di oggi, che è una sfida alla quale Papa Francesco ci sta chiamando e richiamando costantemente. Magari abbiamo anche delle difficoltà quotidiane. Prima lo stava accennando, un tempo erano prati e pecore a Roma. Oggi quali sono le sfide di questa città grande, grosse, così sì. bella, perfetta, eppure il cuore dell'uomo? Noi abbiamo delle grandi sfide. La sfida del relativismo, che è la prima, quella che dicono tutti i papi, e che Benedetto XVI ha messo a fuoco. C'è una superficialità spaventosa, perché tutti sanno tutto, anche con i mezzi di informazione, tutti sono informati, ma nessuno aiuta a fermarsi, a pensare, no? E dall'informazione passare alla formazione, che è il passaggio più difficile, che chiede di essere accompagnato veramente da maestri che hanno fatto l'esperienza. Per cui nella fede c'è la stessa cosa, una bella informazione, magari devozioni così, però un approfondimento dei contenuti della fede veramente, no? Per viverli in profondità, perché diventino motivazione dell'esistenza. Posso farle una domanda diretta, semplice, ma oggi chi è il catechista? Guarda, oggi il catechista dovrebbe essere prima di tutti i genitori e poi quelli che nella a parte vescovi, sacerdoti, eccetera, quelli che nella comunità cristiana vivono veramente la fede, ma che oltre a viverla approfondiscono anche veramente quelli che sono i contenuti della cioè, fede. Cioè quindi ci vuole la testimonianza. Ci vuole prima di tutto la testimonianza, la scelta delle persone che siano testimonianti, che vivano profondamente la vita cristiana. E poi però anche i contenuti della fede. Cioè non si può improvvisare. No, non si può improvvisare. Oggi come oggi è sempre più difficile affrontare la sfida delle culture. E qui tocco un tasto dolente. A chi tocca questo compito, secondo la sua esperienza, su Lorenzina? Perché nel frattempo si sono moltiplicati i percorsi, le associazioni. Tutti. Guarda, ecco, allora, per me la cosa fondante tocca la Chiesa. La prima cosa è la comunità cristiana. Il documento di base, all'ultimo numero 200, dice ci sono i catechisti, ma prima dei catechisti c'è la comunità cristiana. Il parroco, i vescovi con la loro diocesi, il parroco con la sua gente, che veramente fa crescere questo, perché la catechesi cresce
così come deve fiorire il prato dentro la cosa. E se i fanciulli dalla prima età non sentono parlare di Dio, sarà difficile poi farli entrare nella vita. Ah, quindi non dobbiamo temere di portare i bambini a messa anche quando sono piccoli. Io dico di no, adattare per loro il linguaggio, adattare per loro le forme, però aiutarli veramente a crescere in questo, perché è un accompagnamento la fede. La fede va accompagnata, come un papà e una mamma accompagna un figlio tutti i giorni della vita, così deve essere accompagnato chi cammina nel cammino della fede, perché è un'esperienza d'amore la fede tra te e Dio. E se tu non vivi completamente questo e non sei accompagnato, tu non potrai arrivare ad una maturazione piena. Suor Lorenzina, io le dico grazie, ma voglio soprattutto far conoscere al nostro pubblico questo testo che è una miniera preziosa, si chiama Frammenti di una storia ed è l'esperienza di Suor Lorenzina, 50 anni di catechismo. Ma che io ho scritto soprattutto, sai perché? Per dire grazie a tutti quei catechisti, a tutti quei sacerdoti, a tutti quelli che in silenzio hanno lavorato giorno per giorno per far crescere e conservare la fede nella Chiesa di Roma. Perché i grandi stanno proclamati, ma quelli che nel silenzio camminano è difficile. E lì stesso l'ho scritto. I grandi alberi della foresta li vedono tutti, ma quell'erba, il sottobosco che prepara il terreno per far crescere gli alberi, non lo vede nessuno. E poi diciamolo, Suor Lorenzina, è un'avventura entusiasmante quella di gettare il seme della fede, annaffiarlo e vederlo crescere. Perché la cosa più bella è quella di dire il Signore ti ama, e se tu rispondi a quell'amore veramente li vedi crescere, li vedi fiorire nella vita, perché hanno veramente un punto di riferimento, avranno qualcosa che li accompagnerà, li farà crescere e li farà veramente realizzare in pienezza la propria esistenza. E Dio vuole l'uomo riuscito. Grazie a Suor Lorenzina per questo faccia a faccia così profondo che speriamo abbia dato punti di riflessione a tutte le comunità, i laici e i sacerdoti che magari ci hanno seguito. Avevo ragione a volerti qui, Suor Lorenzina. Grazie. Dio sa.